Pareggio secondo me è il risultato giusto perché abbiamo giocato un tempo per uno. Loro meglio il primo tempo e noi meglio, secondo me, il secondo tempo. Abbiamo avuto occasioni nitide. È vero che ce l'ha avuta una molto importante anche il Ravenna, però è stato un errore nostro, un rilancio sbagliato e è andato... il giocatore del Ravenna è nato a solo con Scotti e poi l'ha presa male, però nel secondo tempo la squadra mi è molto piaciuta. Questo è l'inizio per far bene una squadra. Siamo stati quadrati, abbiamo concesso poco e abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Ecco, proprio quell'occasione, mister, prendere in una partita così un contropiede da 50 metri. Sì, ma c'eravamo, cioè si era fermato Abi, dopo purtroppo ha sbagliato il rinvio e sono andati in porta, però non è che eravamo sbilanciati, ripeto, è stato un rinvio sbagliato e può succedere. Noi siamo andati a saltare in tanti, però abbiamo... Mi è piaciuta la personalità perché nel secondo tempo abbiamo cercato anche di vincere la partita. Primo tempo troppo timidi, troppo forse condizionati anche dalla brutta partita fuori casa con il Gubbio, però nel secondo tempo abbiamo creato l'occasione di Simoncelli, quella alla fine di Cuibre e anche altre che siamo andati vicino alla conclusione che poteva essere una conclusione importante. Il cattivo momento in trasferta è stato un po' la motivazione, possiamo dire, di un avvio molto forte da parte della Ravenna, va detto, però un po' insordito. Titubante no, sì, quello che avevamo preparato è venuto fuori nel secondo tempo, non nel primo tempo. Dovevamo essere più aggressivi come lo siamo stati nel secondo tempo. Il primo tempo li abbiamo fatti giocare troppo in libertà. Ha detto, devo fare i complimenti perché la difesa ha detto benissimo. E dopo nel secondo tempo... i centrocampisti sono stati anche più propensi a impostare gioco, abbiamo buttato via la palla quasi mai e abbiamo impostato subito sui terzini perché contro il 5-3-2 molte volte i terzini hanno ampi spazi per giocare. Seconda partita di fila senza subire gol, non era mai successo, è la tua terza però, da quando sei qua. Beh, la difesa zona... con quattro giocatori, la difesa a quattro dietro sta portando veramente è secondo me un valore importante adesso. È vero che la difesa è anche protetta, aiutata da tutti quanti, perché tutti quanti quando hanno la palla gli avversari cercano di riconquistarla e di contribuire a riconquistare la palla. Mister, io ho visto un Rimini molto corto però anche abbastanza stretto, forse anche figlio dei quattro difensori dietro, che sostanzialmente sono quattro centrali. Mi sbaglio o al netto degli infortuni non ha ancora trovato forse la linea 4 del centrocampo che desidera? Perché mi sembra che si soffra ancora un po' in fase di possesso. Ma è vero che i quattro di dietro, gli esterni in particolare, sono più propensi magari a fare un altro tipo di gioco, però devo dire che Venturini si sta adattando molto bene, il secondo tempo ha spinto molto sulla fascia destra, Petti deve ancora migliorare sul fatto che deve anche lui a turno deve spingere, deve vedersi di più in fase offensiva, però secondo me hanno le caratteristiche comunque per farlo. E poi lì a destra con l'infortunio di Bandini non ci abbiamo più nessuno. Bandini, Andrea è uno che spinge, è uno che ha un buon piede, però devo dire che Venturini sta facendo grandi progressi. Mi sembra con Candido non era meglio la decisione di base, è anche un po' una bozzatura nei confronti di Karadžić? Io non blocco nessuno, non boccio nessuno. Vedo chi sta meglio durante la settimana e quelli giocano. Baggi era entrato molto bene domenica contro la Fermana, poi in settimana l'ho visto molto bene, anche se ha avuto
un fastidio che è caduto male sulla schiena giovedì, però mi sembrava che oggi anche lui mi ha detto che stava bene e ho provato Bagge. Lì però certamente Candido ha un altro spessore, specialmente sotto l'aspetto della padronanza, dell'esperienza. Con Candido abbiamo impostato meglio l'azione, giocavamo insomma più la palla, c'è stato più palleggio, nel primo tempo c'è stata un po' troppo timidezza. Mister, quanto vale questo punto? Tanto, è un buon punto, vale tanto e comunque se vuoi andare bene devi avere la continuità dei risultati, devi dare continuità, non ci può essere un risultato ogni tanto, devi dare continuità e questo... cominciamo a farlo, però è solo un inizio, naturalmente dobbiamo migliorare tanto, ma ci vuole un po' di tempo, per 15-20 giorni non è che puoi fare tantissimo, però per esempio dove ero un po' titubante all'inizio, appena ho preso il Rimini, ero titubante sul cambiamento della difesa, invece sta rispondendo molto bene, perché 3 partite su 4 non abbiamo comunque preso gol, non lo diciamo perché però questa è la sostanza. Per il risultato sicuramente, credo che senza ma credo che avremmo meritato di vincere, con tutto il rispetto che ho per il Rimini che ha fatto la propria partita, ma credo che noi abbiamo cercato di fare le cose che sappiamo fare e abbiamo fatto soprattutto le cose che avevamo preparato, quindi abbiamo giocato la partita che volevamo, creato tante occasioni, sapevamo che qualche cosina potevamo concedere agli avversari, un po' per qualche piccolo errore nostro, però credo che alla fine le nostre occasioni siano clamorose, quindi siamo rammaricati di questo, però siamo contenti della prestazione, i ragazzi sono stati sicuramente sotto il profilo della volontà, la voglia di vincere, la voglia di dimostrare che comunque vogliono fare qualcosa di buono, bisogna fare i complimenti perché a volte continuano a stupire secondo me e quindi dobbiamo proseguire su questo percorso, ci sono tanti giovani che ogni volta che giocano mi sembra che abbiano una crescita notevole, visto che oggi credo che il nostro 99 abbia fatto una grande prestazione. 99. Classe 99. Siete partiti molto forti, sia l'inizio che l'inizio della ripresa. Faceva parte del piano. No, noi volevamo anche continuare a andare forte, solo che poi dopo gli avversari magari non te lo permettono. Nella seconda parte del primo tempo siamo calati un po' di intensità, ma ci mancavano delle accelerazioni che poi nel secondo tempo abbiamo avuto. Nel secondo tempo siamo ancora partiti forte, però a differenza del primo abbiamo mantenuto. Cioè, credo che alla fine aver concesso qualche contropiede al Rimini e basta, per quello che abbiamo creato, ripeto, alla fine dei conti, ai punti forse avremmo vinto, però ripeto, al calcio vince chi fa gol, oggi nessuna delle due l'ha fatto, e quindi è andata così, però va bene, io ripeto, io parlo sempre di prestazione, è chiaro che l'amarezza di quando si gioca bene c'è l'amarezza di non aver vinto, però andiamo avanti, proseguiamo. Quello che ho detto prima, mi fa molto piacere la crescita dei nostri giovani, oggi avevamo 2 assenze anche importanti, anzi 3 ne avevamo di assenze importanti, 1 squalificato e 2 per infortunio, e quindi vuol dire che questo è un gruppo dove tutti quanti possono dare il proprio contributo. Sì, diciamo che per il volume di gioco che stiamo facendo, diciamo che stiamo concretizzando poco, questo è vero,
Ma credo che, cioè, prima parlavo, credo che l'occasione più grande l'ha avuta Alfonso, è stato sfortunato perché non ha sbagliato il tiro, ha tirato 15 metri fuori dalla porta, non è un tiro sbagliato, il tiro sbagliato è tanto così fuori perché ha mirato il paletto, gli è saltata male, l'ha presa di stinco perché altrimenti lui ha detto mister io faccio gol, quindi avevo tutto lo spazio. Il problema è che quando l'ho piazzata, invece che prenderla col piede come avrei dovuto, la palla mi è saltata male, l'ho presa con lo stinco e la palla è andata a 15 metri dalla porta, quindi non, cioè, c'è poco da fare, è stato anche, aveva fatto 80 metri di campo, aveva fatto tutto bene, quindi peccato, perché poteva essere sicuramente la situazione che avrebbe cambiato la partita. Sì, beh, ripeto, io qua, sì, sì, è entrato spesso, ma quando io ho detto che quel ragazzo lì è venuto qui in punta di piedi e poi ha sovvertito delle gerarchie, pur essendo uno dei più giovani insieme a Scatozza, che è un 2000, e quindi sono contento del fatto che invece abbiamo un giocatore che vuole ritagliarsi uno spazio importante, perché già in precedenza quando entrava si faceva trovare pronto, oggi ha avuto l'opportunità di giocare dall'inizio e credo che sfiderei chiunque a dire che era un 99, tutto è meno che timido, e quindi ben venga questa sua crescita, noi siamo contenti perché ripeto, mi aspetto ancora una crescita dagli altri oltre che da parte sua, perché come ho detto già qualche tempo fa, dipendiamo molto dai nostri giovani, se loro crescono anche la squadra può fare qualcosa di importante. Ma secondo mio parere ci sta un po' stretto, devo essere sincero, magari dovevamo essere più cinici a delle occasioni durante la partita, però credo che il pareggio ci sta stretto fondamentalmente. Siete partiti fortissimo. Sì, siamo partiti forte, abbiamo preparato la partita così, partire subito forte per metterli in difficoltà, e poi normalmente c'è stato un calo anche un po' fisico, e dove, però siamo stati bravi comunque a compattarci, a non dare spazi a loro, e poi dopo magari siamo tornati a spingere, come ho detto prima, credo che il pareggio ci stia stretto, tutto qua. Sì, abbiamo avuto tante opportunità credo oggi per andare in vantaggio e portare a casa i tre punti, e dobbiamo sicuramente migliorare un po' all'attacco alla porta per i cross e tante altre cose, comunque la prestazione c'è stata a livello fisico, a livello mentale di squadra, ci è mancato credo soltanto il gol. Anche una bella cornice di pubblico. Sì, sicuramente una bellissima cornice di pubblico, ma insomma, i nostri tifosi comunque abbiamo visto che ci stanno dando una bella mano anche quando giochiamo fuori e vengono in tanti, quindi spero insomma, che si ripetano anche nelle prossime domeniche e magari anche portare ancora più gente allo stadio. Ma non so sinceramente dire se è veramente un problema, perché di solito, però l'ho detto prima, a parte oggi, che dobbiamo essere un pochino più cinici, però al di là di quello credo la prestazione ci sia stata, che ci è mancato soltanto il gol, oggi non hanno fatto nemmeno gli attaccanti, magari ci aspettiamo anche qualche gol, magari sì, dai centrocampisti, anche dai difensori durante le palle inattive, dove oggi comunque hanno avuto delle opportunità, però dobbiamo sicuramente lavorare anche su questo. Andrea, tre partite su quattro con Ancori senza subire gol, la seconda di fila, non era mai successo in questa campagna? Sì, siamo contenti, penso sia il lato positivo di questa partita, perché comunque siamo venuti in un campo difficile contro una squadra molto tosta e diciamo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, sono stati 90 minuti diciamo giocati in modo diciamo battagliero, perché comunque sia
abbiamo fatto forse più fatica nel primo tempo, nel secondo, nonostante abbiano avuto un paio di occasioni importanti, siamo riusciti a controbattere forse meglio rispetto alla prima frazione, però sì, siamo contenti, siamo sicuramente uscire senza aver subito gol dopo la seconda partita consecutiva ci dà, diciamo, ci dà più fiducia, ci dà la, diciamo, la consapevolezza che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene, adesso dobbiamo continuare così. Avete anche interrotto tre le strisce negative in trasferta, che è un altro dato insomma interessante. Sì, sì, sapevamo, sicuramente avremmo preferito vincere, ma come ho detto il secondo tempo è stato abbastanza, diciamo, altalenante, potevamo far gol noi, potevano far gol loro, e quindi va bene, alla fine è un pareggio che ci può stare contro una squadra comunque che per la categoria è una bella squadra. Che effetto ti ha fatto questa cornice di pubblico anche in un derby, insomma? No, è bello, perché è bello e stimolante, perché comunque sia il derby vissuto sempre dalle nostre parti, è sempre vissuto molto in modo molto focoso, quindi anche il secondo tempo si sono un po' accesi gli animi anche in campo, anche se non, cioè, comunque sì, è stata una partita molto corretta. Dai, è bello giocare queste partite, anche se devo dire noi siamo abbastanza fortunati, perché comunque anche a Romeo Neri c'è sempre una buona cornice di pubblico, quindi sicuramente, diciamo, è una buona cosa, una bella cornice, ma siamo abbastanza abituati, siamo... Ringraziamo anche comunque i tifosi che ci seguono, ci hanno seguito anche oggi. Ecco, cosa manca per fare il saltino fuori casa? Ma probabilmente oggi forse, almeno per quello che penso io, è mancato forse un po' di tranquillità, o comunque molte volte abbiamo sprecato anche delle palle che potevamo gestire un po' meglio. E anche se tutto sommato, se nel primo tempo, come ho detto, abbiamo fatto un po' di difficoltà, nel secondo abbiamo riconquistato palla magari più alti e siamo riusciti anche a fare qualche trama offensiva migliore, anche viene da pensare al tiro di Daniele e anche l'ultimo di Abi, che potevano magari portare al gol, quindi dobbiamo stare tranquilli e continuare su questa strada a lavorare. Ultima cosa sulla tua prestazione, anche oggi comunque ti si è fatto sentire dopo un avvio delicato, abbiamo già parlato anche l'altra volta, però è sempre una conferma positiva. Grazie. No, sì, sicuramente era qualche anno, o comunque questa categoria, la C unica, non l'avevo mai fatta, quindi sicuramente è un banco di prove importante. Sono contento, dai, di aver fatto due buone prestazioni, adesso vediamo di continuare insieme a tutti i ragazzi. Credo sia stata una partita abbastanza combattuta, dove abbiamo qualche rammarico, ma abbiamo fatto una buona gara, abbiamo imposto il nostro gioco, come spesso facciamo in ogni partita, e niente, Rimini è una buona squadra, un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà, però noi comunque siamo riusciti a far vedere le nostre qualità. Magari, ecco, sì, ora potremmo parlare di ben altro risultato, però prendiamo quello che viene, va bene così per il momento. È giusto secondo te lo 0-0? Ma credo con i ma e con i se di certo non si può far nulla, detto. Abbiamo avuto le nostre occasioni, certo, se le avessimo sfruttate meglio adesso, come ho detto prima, staremmo parlando di tutt'altra cosa, ecco. Sì, un po' di stanchezza, però fa parte, ecco, della gara, però per il resto no, mi trovo in una buona condizione, quindi cerco di stringere i denti e andare avanti il più possibile. Hai avuto, diciamo, dalla tua parte anche uno degli uomini più pericolosi quindi tu hai attaccato, lui ha attaccato, diciamo, vi siete lasciati un pochino di libertà a vicenda. Sì, ecco, dai, è stato lui è sicuramente un avversario tosto, che mi ha impegnato soprattutto dal punto di vista mentale, perché sapevo che ogni volta che mi proponevo in avanti
sapevo che comunque lui era lì pronto per ripartire, quindi comunque anche dal punto di vista mentale sapevo che ogni mia avanzata dovevo poi scalare, però siamo stati bravi a coprire, i difensori mi hanno dato una mano, i miei compagni di reparto e alla fine sì, dai, ci siamo dati battaglia, ma è stata una bella gara. Ascolta, è sembrato che a volte tenti di andare al cross, forse questo nel primo tempo, nel secondo tempo però magari ecco, ci sia sempre stato quel tempo di ritardo che poi ha fatto sì che gli attaccanti fossero già attaccati in area, che magari fosse rinvenuto un uomo in più. Beh, ogni situazione di gioco è diversa. Quindi sì, a volte capita, magari a volte sbagliamo qualche tempo, però ecco, a volte sta anche in questo la bravura, magari sbagliamo il tempo, ma sono più bravo io a velocizzare il cross, l'attaccante a rifare il movimento, sono situazioni di gioco, non si può dire, però tutto sommato credo che abbiamo, come ho detto prima, imposto il nostro gioco e per buona parte della gara abbiamo avuto i nostri ritmi che sono, li conosciamo bene e siamo pericolosi quando li sappiamo sfruttare. Invece di fare che l'intesa con Martorelli, che nominalmente giocherei comunque spesso sempre, tra il partito magari non è? Sì, sì. Ma sì, ci troviamo spesso insieme e devo dire che c'è un buon feeling, soprattutto quando ci troviamo in grandi spazi, siamo due giocatori di gamba che riescono appunto a mettere in difficoltà. Ecco, oggi avevamo di fronte un avversario che comunque erano ben piazzati loro perché ne avevano sempre due. Però sì, dai, ci siamo trovati bene, buono a sapersi per il resto del campionato. Ecco. Non siamo riusciti a portarla a casa e non l'abbiamo neppure persa da un lato, quindi è stato un pareggio, dai, più che giusto, li accettiamo come punti. Alla fine fuori casa, se non riesci a portarla a casa, un pareggio ci sta sempre. Siete partiti un po' contratti? Sì, non siamo riusciti ad avere personalità subito e dovevamo prendere un po' più coraggio. Ci siamo fatti mettere un po' sotto, però siamo riusciti a venire fuori e abbiamo reagito nel secondo tempo. Alla fine si è stato anche quello di diagonale? Quale? Il sinistro. Ah, lì. Ci sono arrivati le vittime? No, più che altro ho sbagliato il tiro perché pensavo di essere ancora un po' fuori dall'area, quindi l'ho strozzata un po' di più, diciamo, e poi con la stanchezza magari non sono riuscito ad essere abbastanza freddo per concluderlo. Potevo far meglio e lavoreremo per far meglio, dai. È un punto che comunque vi soddisfa nella spogliatoia? Non del tutto, cioè finché puoi far sempre meglio non ti devi accontentare di un punto e noi già da martedì torneremo con la testa sul pezzo per pensare a domenica prossima e di far meglio, portare a casa altri punti che ci servono. Ecco, quanto ti manca ancora per la concretizzazione? Perché è una cosa di cui parliamo dall'anno scorso. Non saprei come spiegartelo, anche cioè, dovrei arrivare più volte lì per poter anche segnare di più. Se arrivo due volte nell'arco di 90 minuti, non è sempre facile segnare le prime occasioni che hai, forse è quello. Ti sembra un po' il fatto che si parli di te come un giocatore, insomma, di interesse anche di squadre di altre categorie? Sinceramente non ci sto pensando tanto, perché ho la testa qui a Rimini e devo cercare di far bene qua, poi se altre squadre mi vorranno, mi vogliono, quello verrà dopo, prima devo pensare a far bene qui. Ecco, cos'è cambiato con l'arrivo del nuovo mister e anche il nuovo modulo, personalmente, se guardi al tuo modo di giocare? È cambiato che, diciamo, ora sono un po' più offensivo e ho meno compiti difensivi e quindi riesco a riuscire ad arrivare nell'altra area più facilmente, cioè più volte, diciamo. Però del resto, cioè, ci troviamo bene, è bravo come mister, riesce a trasmetterci ciò che ci serve e sono sicuro che con lui faremo bene. L'ultima cosa su questo campionato, ecco, pare
pareggio di oggi ha smosso leggermente la classifica, siete momentaneamente fuori dalla zona play-out, però ancora, essendoci anche molto equilibrio, anche i risultati un po' a volte sorprendenti, c'è bisogno di punti, vero, non prendere gol in imbattibilità anche, però fondamentalmente anche fuori casa c'è bisogno di fare quel saltino. Sì, vero, vero. Fuori casa dobbiamo riuscire a portare a casa più punti possibili, poi cioè, più vinci meglio è, dai. E, se facciamo un trafilotto di vittorie riusciamo anche ad essere più sereni e ad essere più tranquilli come squadra, dai.